Innanzitutto mi fa piacere essere a questa partecipare a questa convention che è particolarmente simpatica, piacevole, anche perché si vedono vari aspetti, no? Cioè Blender, ripeto, quello che è stato detto anche da altri, è un mondo. È un mondo dove ognuno trova il suo pezzettino. Io ho pensato di trovare il mio pezzettino nella modellazione, tanto che io nasco come architetto, ho fatto un certo numero di anni di libera professione da mettere in parallelo all'insegnamento nelle scuole medie e superiori, diciamo su costruzioni a geometri, un po' la materia invece più creativa, architettonica, discipline geometriche, architettoniche e arredamento nei licei artistici, vari licei artistici di Torino. Adesso ho servizio al liceo artistico Renato Cottini di Torino, dove una decina di anni fa ho cercato di inserire il Blender conoscendolo poco. Diciamo che è un po' nella mia deformazione professionale di riuscire a insegnare, credo, abbastanza bene, mettendoci almeno tutta la mia forza, su cose che magari so anche poco, ma è una distorsione dell'insegnante che vuole cercare comunque di trasferire agli altri quello che lui ha capito. Credo che con Blender questo sia un po' necessario, perché da quello che ho capito io, ma non vale solo con Blender, vale anche con altri software 3D, io ne conosco molti, perché a scuola abbiamo l'utilizzo diciamo di diversi software anche commerciali in versione educational, però io preferisco Blender per molte cose, lo ritengo più divertente, più appagante. Quindi dopo un primo periodo in cui l'avevo introdotto in una quinta di design industriale, chiaramente che non avevano cominciato dall'inizio, quindi dalla terza, nel nostro liceo gli indirizzi si prendono in terza, possono prendere design, scenotecnica oppure architettura, e quindi se uno si trova in quinta e si trova un insegnante nuovo, come fu quella volta lì che ero io, provai a fare un esperimento e che riuscì bene in parte, perché Blender era quello di 10 anni fa e perché appunto i ragazzi, per quello che ho detto allora, erano abituati con altri software, un po' perché io conoscevo Blender ma non così come lo sto conoscendo adesso. Dopo quell'esperienza ho lasciato, perché non fu un'esperienza buona con alcuni studenti, ma non totalmente buona su tutta la classe, per cui decisi di abbandonare l'uso di Blender per ritornare ad utilizzare i soliti software diciamo commerciali in versione education, per carità bellissimi, ma che forniva la scuola, eccetera. Quando poi ho scoperto che Blender aveva fatto un salto di qualità, e mi è stato detto da un mio studente che casualmente mi aveva detto che Blender alla versione 3, alla versione 2.90, 2.93 aveva fatto un salto di qualità, ho voluto riprovare e ho riscoperto Blender. Dopodiché l'ho inserito diciamo in maniera preponderante dentro la mia modalità di insegnare, cioè quindi nell'ambito del mio modo in cui io cerco di insegnare gli stessi contenuti, ma posso insegnarli con quel software o con quell'altro liberamente, nella misura in cui io ritengo di fare la cosa migliore per i ragazzi. E ho avuto dei buoni risultati, specialmente con l'evoluzione e la semplificazione che ha avuto Blender in questi ultimi anni. Io ho anche un sito, diciamo, YouTube, creativo tecnologico, dove ho più di un'ottantina di tutorial, se così si vuol dire, dove i miei studenti seguono, vanno a ritrovare le stesse cose che io insegno poi a loro a scuola. Piacevolmente, non hanno bisogno di riferirsi a testi, vanno lì e più o meno riescono a capire, molti hanno trovato giovamento da questa cosa. Qui presenterò alcuni lavori che sono magari miei, che servono per introdurre alcuni concetti, e alcune, ovviamente la parte più importante è quella legata ai lavori dei miei ragazzi, che sono stupendi, soprattutto, guarda caso, nella maggior parte dei casi sono ragazze, ma vabbè, a me è capitato così, questo non vuol dire niente. Li ho appassionati,
ho diciamo una certa risposta dai miei studenti, ve li faccio vedere, poi penso che le immagini parlino da sole. Fino a 10 anni fa ho collaborato come architetto con una ditta di allestimento locali pubblici, piuttosto nota, con la quale avevo un rapporto di consulenza per l'esecuzione degli esecutivi diciamo delle disposizioni di interni, più che altro del settore food, quindi bar, ristoranti, negozi comunque di gastronomia. Ok, no, allora questo è diciamo un esercizio commerciale bar, questo è un modello mio, di quelli ne ho alcuni, non sono cose che sono state realizzate, le cose che ho realizzato davvero sono più che altro state fatte con altri software di cui non voglio fare i nomi, perché non sono attinenti adesso alla materia, però ripeto, io le faccio anche con Blender, mi diverto, mi appaga, mi dà soddisfazione, devo dire, ho il sorriso quando lavoro con Blender, veramente. E questo è tutto fatto con Blender, da me serve ai ragazzi per fornire, ne ho diversi, do lo stesso ambiente nella sezione design o architettura, chiedo loro di creare un bar, e quindi questo bar avrà poi la porta della toilette, avrà da una parte la porta della cucina che sta dietro, chiedo loro, do loro diciamo l'ambiente, e loro devono progettarmi questa cosa qui. Vado avanti anche. Ok, questa è sempre un'altra vista frontalmente, cioè per dire, tutto quanto c'è qui dentro è stato modellato con Blender, compresi diciamo le immagini, le icone di quelli che possono essere i piattini freddi o caldi, o le limite che si possono mettere dentro. Chiaramente io ho lavorato in questo settore. Andiamo avanti. Questa è sempre un'altra immagine, saltiamo perché è sempre la stessa cosa. Quindi questo è un lavoro che io chiamo come lavoro rettilineo. L'arredamento, secondo me, è un lavoro che prevalentemente, diciamo, in cui prevalentemente ricorre un lavoro di rettilineità, no? Poi ci possono essere delle estrusioni, eccetera. Però non è un lavoro che necessiti un lavoro di a doppia curvatura, no? Come può essere la carrozzeria di un'automobile. Io regolarmente faccio disegnare i miei ragazzi partendo prima dal disegno di alcuni modelli esistenti, quindi ho fatto disegnare macchine molto note del passato, sono la 500, prima serie, macchina bellissima, icona del design, e con questo i ragazzi imparano con difficoltà ovviamente all'inizio, ma poi prendono passione e riescono tutti più o meno a dare un prodotto decente con alcune eccellenze. Con alcune eccellenze. Quindi il lavoro che faccio vedere dopo è ancora un lavoro mio, non mi intendo di carrozzeria, non voglio essere un designer di auto, però spiego ai ragazzi come creare un volume automobilistico credibile, cioè prima disegnando quello che c'è e poi magari cercando di inventare un proprio volume sulla base della volumetria esistente che teniamo alla base. Sempre utilizziamo le proiezioni ortogonali, cioè quindi pianta, prospetto e fianco, e cerchiamo di ripassare una serie di vertici estrudendoli e poi creando la forma che poi piano piano acquisisce la forma a doppia curvatura. Adesso lo faccio vedere. Andare avanti tu. Allora, questo è, ripeto, un disegno che primo che faccio sempre vedere ai ragazzi, ma la particolarità non è niente di che, direte voi, si vede, va bene, non, ripeto, non sono un designer di carrozzeria, però riesco a disegnare questo come riesco a disegnare gli aeroplani, come riesco a disegnare le navi, e questo lo faccio fare ai miei studenti, penso che sia molto importante. Faccio arredare anche l'interno una barca. Diciamo le linee d'acqua le faccio con un altro programma, non faccio il nome, è sempre Freeware, c'è un altro programma Freeware che riguarda il disegno proprio dello scafo, in maniera che può essere uno scafo dislocante o planante, dopodiché perché la cosa sia credibile
lo importo in OBJ in Blender e lo faccio arredare ai ragazzi normalmente. Questo è un lavoro che faccio. Non è presente. Questo è il render della stessa macchina di prima. Ecco, ci tengo a precisare che questa cosa qui io l'ho disegnata da Lippo ai ragazzi. Ripeto, non è nulla di che, però è credibile, cioè ci sono cose che sono ripetibili in tutte le, in tutti i modelli di automobili, come i passaruota, che possono avere forme variabili in svariate configurazioni, e glielo faccio capire. E soprattutto questa cosa qui è stata disegnata così, in 3D. Cioè, l'assurdo è che noi insegniamo al liceo artistico a disegnare prima a mano, chiaramente, e poi a fare il modello tridimensionale. Queste robe qui nascono su Blender, così, disegnando, partendo da delle linee che poi vengono con varie tecniche o estruse o magari aggiunte fra loro a bridge, e quindi creiamo il volume tridimensionale. Possiamo andare avanti. Altra cosa, è sempre un lavoro mio, ma che a volte faccio fare anche ai ragazzi, dipende dalle classi. Questo è un aereo della Seconda Guerra Mondiale, trattasi del famoso caccia di motore P-38 Lightning. Non lo faccio vedere perché io sia un militarista affatto, non è per questo, sono un appassionato di aeromodellismo, lo sono sempre stato. Quando ho scoperto Blender ho smesso di fare i modellini fisici e ho cominciato a farli tutti in maniera digitale. Ho quasi tutti gli aerei della Seconda Guerra Mondiale, di cui sono un espertissimo, modellati con Blender. Mi sto prefiggendo l'idea di fare un cortometraggio sulla battaglia d'Inghilterra, ma questo non l'ho portato qua. Ho gli aerei tedeschi e gli aerei inglesi della famosissima battaglia d'Inghilterra. Diciamo che sul mio sito c'è qualche modellazione, c'è qualche animazione anche diciamo che dovrebbe essere introduttiva a questa cosa, quindi andando nella sezione giusta si trova anche qualcosa sull'animazione, specialmente quando gli aeroplani partono e ritraggono il carrello, e il problema è anche quello del far vedere l'elica che gira, che non è una cosa tanto semplice. Ok, possiamo andare avanti. Questo è un particolare, io lo faccio vedere perché io mi reputo più un esperto di modellazione che non di rendering, ok? Ho scelto questa strada per via che devo fare modellare i ragazzi. Poi ho lavorato proprio nella creazione degli arredi, quindi rimane un po' come mia deformazione professionale. E trovo particolarmente difficile, cioè Blender è facile quando si lavora sul dritto, allora è facile. Quando si lavora sul totalmente rotondo è quel facile. Diventa un attimino più impegnativo quando la cosa unisce il rotondo, doppia curvatura, al piano, perché la parte di questo finestrino è un piano perfetto, cioè l'aeroplano P-38 Lightning, così come anche altri aeroplani della Seconda Guerra Mondiale e tanti prodotti industriali, hanno delle parti hard surface, quindi planari. C'è un tutorial sul mio canale YouTube, piccolino, visto da poche persone, forse pochi che sono interessati all'argomento, dove riescono a trovare come rendere planare alcuni vertici e sbatterli tutti sullo stesso piano, in maniera che riesco a unire parti rotonde con parti invece a doppia curva. Possiamo andare avanti. Allora, questo è una cosa molto banale per iniziare a insegnare chi fosse interessato a portare questa esperienza nelle scuole, che è la prima cosa, ripeto, nell'ambito della rettilineità, è insegnare per esempio gli incastri del legno, che non è la mortaia, no? È la prima cosa. Questa qui sono due pezzi della famosa sedia Stedman di Rittville. Noi facciamo disegnare normalmente la sedia completamente, non l'ho portata qui, anche per motivi di copyright, non so, ma non è che mi interessasse tanto, mi interessa più che altro far vedere che Blender lo posso far cominciare a nascere distorcendo per esempio un cubo di base, quindi il cubo di base distorgendolo posso ottenere quasi tutto sul rettilineo, però devo fare attenzione
ad applicare le modifiche, perché se no i vertici non hanno nelle coordinate locali, non hanno poi la giusta collocazione. Allora è una cosa che faccio sempre con i ragazzi, di far capire loro che a ogni deformazione dobbiamo poi andare in object e confermare, applicare apply or transform. Faccio usare tra l'altro Blender in inglese per duplice motivazione, è perché la marea dei software normalmente lavorano tutti in inglese, quindi lavorando su Blender si impara forse a usare anche altri software, ma non è quello il punto, e comunque si esercitano anche in inglese, quindi non lo faccio usare in italiano apposta. L'ottenimento di questa cosa si può fare con vari modi, anche questo faccio capire che si può disegnare singolarmente la figura da estrudere oppure diciamo deformare una primitiva. Quindi questo insegno all'inizio, cosa molto semplice, però ai ragazzi rimane molto, ma non c'è la parte di curvatura. Andiamo avanti con l'altra. Ecco, qui invece comincia la parte di curvatura, sono cose banali e semplici, ma almeno nel campo dell'istruzione, io ce l'ho terza, quarta e quinta, quindi cominciano il terzo anno, che hanno fatto proiezioni ortogonali, assonometrie, prospettive, ma arrivano e devono tirare su oggetti di design. Quindi con un semplice add-on, che è CAD Sketcher, su Blender, tra l'altro un add-on, credo freeware addirittura, si riesce a disegnare parametricamente, cioè quindi con i constraint, quindi di tangenza, per esempio, anche ci sono tantissimi constraint, come hanno tanti programmi che sono parametrici, che se la tirano. Cioè Blender li ha pure, le parametrizzazioni, perché se io decido che 40 centimetri, perdonate i troppi decimali, ma li ho tirato via, si vede. Faccio capire anche ai ragazzi che a volte troppi decimali da indicare sono dannosi, no? Cioè sono quantomeno inutili certe volte, no? Perché vedere tre decimali, insomma. 40 centimetri lo posso portare a una qualsiasi misura e la figura cambia. Quindi questo è veramente, CAD Sketch è una cosa importante, perché poi lo stesso schizzo di base che rimane qui sotto poi lo posso estrudere con Blender in 3D e fare un particolare meccanico. Aggiungo che oltre ai miei studi di architettura io provengo dall'ambiente della meccanica, perché come diploma sono perito in costruzioni aeronautiche, poi dopo ho preso architettura, ma sono rimasto, diciamo, un po' legato alla meccanica, no? In tutti i pezzi, insomma. Questa è un'applicazione, tanto per capire, perché ho introdotto la parametrizzazione, no? Che inizialmente Blender non ce l'ha, però è molto importante, soprattutto nell'industria. Cioè, parametrizzazione vuol dire, questa cosa qui viene fuori da un add-on particolare che è Antipack Pro. È un add-on tra i tanti che sono freeware e uno commerciale a prezzo abbastanza contenuto. Non sono qui per fare la reclama a nessuno, lo dico solo. Io uso questo add-on con piacere, lo uso volentieri, mi aiuta nel disegno di architettura. Ci sono altri strumenti che però permettono in Blender di disegnare in architettura pure, tra i quali non è da sottovalutare affatto, specialmente ultimamente, Blender BIM. Blender BIM, Building Information Modeling, che ti permette di avere tutta una serie di informazioni legate, sto parlando probabilmente a dei colleghi magari anche professionisti nel campo dell'architettura, lo sapranno benissimo cos'è, quindi è inutile che lo dico brevemente per chi magari non dovesse conoscere l'acronimo, la sigla. E diciamo, il BIM è un ambiente molto importante per la progettazione architettonica, perché permette di avere tutta una serie di informazioni. Per esempio, la più banale è il computo metrico estimativo, cioè sapere le quantità di calcestruzzoli, di muratura, di piastrelle, di pittura, eccetera. Ebbene, vi dico che Blender BIM ha delle possibilità, ed è un add-on gratis, freeware, enormi. Io ho fatto dei tutorial su questa cosa qua, dovrò partecipare insieme a un altro collega che ha presentato bravissimo, il collega Zornio, a un'altra convention che ci sarà al Politecnico di Torino. Ovviamente lui
presenterà per la parte sua e io presenterò un piccolo mio contributo sull'Evergreen medesimo. Però adesso passiamo oltre. Quindi questo è parametrato, sto facendo vedere che questa tavola di tipo municipale l'ho ottenuta tutta con Blender, sempre con l'add-on Artipack Pro e con Blender. Misure, c'è tutto, tutto quanto, non manca niente. Ovviamente manca, manca l'indicazione urbanistica, eccetera, ma questa è una tavola che faccio vedere più che altro a scuola, nella sezione di architettura, dove ancora utilizzo altri software che dal dipartimento sono, diciamo, non dico, sono richiesti, ecco, si usano quelli, quindi continuo a utilizzare quelli, però la mia volontà sarebbe quella un domani di arrivare a introdurre Blender anche nella sezione di architettura. I lavori che vedrete adesso invece saranno della sezione design, e qui sono lavori vari fatti dai ragazzi. Non vedrete i nomi dei ragazzi perché la privacy del mio istituto ha assolutamente vietato di mettere nomi dei ragazzi che sono studenti, per motivi ovviamente di privacy. Quindi in certi casi maldestramente ho cancellato con delle specie di tacconi il punto dove è indicato il nome. Mi dispiace per i miei studenti che mi vedranno, che magari terrebbero anche tanto che il loro nome fosse indicato, ma non posso farlo. Andiamo avanti. Allora, questo è il lavoro di una studentessa, ex studentessa brava, di quinta dell'anno scorso, adesso sta frequentando il Politecnico Design Industriale, e l'argomento era quello di un set di minuterie da tavolo, e quindi avevo chiesto varie cose, tra cui porta carte, porta minuterie, eccetera. Lei si era inventato un set che era composto da un appoggio per il telefono, da un portapenne e questa parte qui che doveva essere un portacarte e con contenimento di oggetti, con una vaschetta per le minuterie varie. L'aveva pensato, diciamo, componibile attraverso un attacco a baionetta che c'è qua. Tutti i disegni sono stati fatti con Blender, insomma, mi sembra un lavoro, come dire, degno di una producibilità industriale. Semplice, lineare, molto sintetico, potrei dire, perché questa ragazza ha acquisito nei nostri corsi delle doti di sintesi notevole, le vedrete anche da altri lavori. Questo è il medesimo oggetto che è stato fatto, stampato nella nostra scuola con la stampante che abbiamo a scuola, comandata da Blender, di nuovo Blender della stampa 3D. E qualcuno dice: no, ma Blender non va bene per la stampa 3D. Ma allora io le stampo tutti con la stampante 3D, ho una bella stampante 3D, per carità, che mi accetta i file STL e gli OBJ. Che cosa fa uscire? Che cosa è un OBJ? È una mesh. E quindi è inutile che ce la tiriamo tanto dicendo no, lo dobbiamo fare con questo, con quello, quando Blender è il suo formato nativo. E quindi sono già delle mesh. E infatti l'oggetto che era prima, perdonate qualche impurità che c'è sopra, è dovuta allo sporco dell'estrusore del PVA di sostegno, del materiale che serve a tenere il sottosquadro. Cioè, quando c'è una cosa che esce fuori a 90 gradi, ha bisogno di un materiale sotto. Qui si è sciupato, però vabbè, quello era a causa nostra, perché purtroppo avevamo il materiale che si era degradato. Nonostante tutto, la stampante è riuscita a stampare questa parete in sottosquadro lo stesso, nonostante il PVA che non funzionasse. Non era colpa assolutamente della stampante, era colpa nostra che abbiamo messo un materiale che quando prende l'umidità non è più valido. Okay? Tutto fatto con Blender. Ok, andiamo avanti. Blender ha anche, attenzione, ha un applicativo, c'è un add-on gratis freeware che riguarda la stampa 3D, fa anche il controllo dei sottosquadri. Cioè, quindi, ripeto, per le parti che dovessero essere a sbalzo di 90 gradi, ve le colora, vi fa vedere, stai attento, qui devi mettere il materiale pilone di sostegno, e quindi è validissimo. Non riesco a capire. 5 minuti. Ok, andiamo avanti. Sempre la stessa studentessa di prima, lo stesso argomento che avete visto sviluppato da me all'inizio, sviluppato da lei in maniera molto più sintetica.
io forse sono un po' più vecchio, loro sono più giovani, più freschi, si vede. Andiamo avanti. Direi che parla da solo, molta sintesi, molta pulizia di linee, eccetera. Andiamo avanti. Sempre la stessa studentessa, ovviamente qui c'è il risultato del taccone, abbiate pazienza, anche qua, che ho messo io, il toppino. Torniamo leggermente indietro. E questo è il set, una delle cose su cui ci basiamo sempre, cioè l'insieme dei vari oggetti che devono mantenere la loro caratteristica, cambiando ovviamente la loro funzione, l'alfiere, la torre, il cavallo, eccetera. E la scacchiera poi avevamo fatto fare anche addirittura il packaging, la scatola. Andiamo avanti così vediamo i pezzi. Sono di una notevole, penso io, pulizia formale. Questa ragazza nei nostri corsi ha acquisito un modo di disegnare molto lineare, molto sintetico, minimalista, direi. Possiamo passare al prossimo. Direi che le informazioni, cioè a me una scacchiera così, onestamente piacerebbe, me la metterei in salotto anche come oggetto di arredo. Avevo chiesto una scacchiera che fosse da esposizione, da mettere in un bel soggiorno, e credo che la ragazza abbia soddisfatto la richiesta pienamente. Andiamo avanti. Sempre la ragazza, la studentessa, con una pensilina di attesa del bus, anche questa minimalista, direi di andare avanti. Un'altra studentessa che ha diciamo dato il responso allo stesso argomento della pensilina di attesa del bus, in maniera tutto fatto con blend, molto simpatico, molto variopinto, colorato e tutto quanto, molto diversa dall'altra studentessa, personalità completamente differenti, ma credo che dimostrino un possesso di strumenti e anche una sintesi notevole. Possiamo andare avanti. Sempre l'ultima studentessa, diversa dalla prima, sempre si è misurata con l'argomento del set, e quindi gli scacchi affrontati in una maniera molto diversa, con uno sviluppo del packaging direi molto piacevole. Le immagini parlano da sole. Stessa studentessa, la penna stilografica, uno sviluppo nelle varie parti, le misurazioni. Per le misure utilizziamo MeasureIt_Arc, un misuratore, un applicatore di misure molto efficiente, però bisogna saperlo usare. C'è un tutorial anche sul mio sito YouTube, appositamente su MeasureIt_Arc. Ok, sempre stessa studentessa, il mouse, argomento molto molto seguito, molto importante, perché siamo già alla carrozzeria, è lo chassis dell'elettrodomestico. Non si fa fare la carrozzeria perché diventino carrozzieri, si fa fare la carrozzeria perché i ragazzi acquisiscono, sapendo di aver fatto una cosa difficile, acquisiscono sicurezza nell'uso del programma. Dice: ma se sono riuscito a fare un'automobile riesco a fare tutto. Infatti questo è il loro modo di pensare ed è quello giusto, perché dopo aver modellato l'automobile riescono a fare anche questo. Andiamo avanti. Sempre stessa studentessa, con molta sintesi, era stata richiesta una console da bar. Sempre, ovviamente io cerco di riportare alcune mie esperienze professionali nell'ambito della docenza. Credo che anche questa cosa qui sia stata affrontata bene. Andiamo avanti. Chassis di elettrodomestico, cioè qui scocca di elettrodomestico e foam per capelli. Anche questo ha a che fare un po' con la modellazione automobilistica, perché è la stessa capacità, forse l'oggetto è un pochino più semplice, ma io do anche dei vincoli, perché avevo dato loro l'interno del gruppo motore, ventola, resistenze elettriche, quindi dovevano conciliare la forma con la presenza appunto della parte importante. Andiamo avanti. Questa scatola di cioccolatini, partendo da un ottagono, la ragazza ha fatto questa roba qui, componendola, facendo anche un packaging un certo rilievo, penso. Fate conto che sono ragazzi che partono, questa è in quarta. Ok, andiamo avanti. Argomento della 500, questi sono i miei studenti di quest'anno, sono due terze.
o tre terzi, una di architettura dove ho fatto usare Blender solo per le parti di rendering utilizzando altri programmi per la modellazione in generale. E invece quelli di design in parallelo, tutte e due le sezioni hanno affrontato il tema della Fiat 500, risolto da questa studentessa in maniera molto brillante, oserei dire. Vedete che qui può sembrare quasi una fotografia, ancorché io non sia uno specialista del rendering puro. Andiamo avanti perché così vediamo il volume. Perdonate il rosino che richiama a coloro che lavorano in Blender la mancanza di una texture. Va benissimo, l'ho lasciata così perché la studentessa aveva messo una bella targa. Vera. Io devo, vera. Non posso presentare in pubblico, se vengo rappresentato magari a riferimento i ragazzi queste cose. Peccato, ti devo chiedere di tagliare. Vai. Sempre la stessa cosa. Ecco, questa è la costruzione. Vi prego di guardare la pulizia formale di questa cosa qua. Cioè, questa persona, questa ragazza qui di 16 anni, riesce a fare queste cose qui con tutto l'interno. Cioè, quindi, voglio dire, non lo so, parla da solo, ecco, cioè, voglio dire. E non è solo lei, non è un caso, non è che questa è capace perché è anormale, no? Assolutamente. È una ragazza bravissima, che ha capito benissimo il programma. Vediamone qualche un'altra, veloce, questa è un'altra. Lasciamo un attimo. Anche questa bella mi piace di più il retro, non è ancora finita, ma faccio vedere per far capire che tanti hanno capito la modellazione, non è un caso. Andiamo avanti. Questa è un'altra, affrontata in un'altra maniera, ogni modello è diverso l'uno dall'altro, ma tanti sono riusciti a risolvere e a capire, a interpretare e a rappresentare le forme in maniera più che opportuna. Questo, ed è proprio l'ultima cosa, così riusciamo a stare nei tempi, anche se abbiamo sforato un po', è un esempio di un corso docenti, ne ho fatti tre, corsi di docenti, non avendo peraltro grande adesione, perché forse Blender è visto non a ragione come un software difficile, ripeto, non a ragione. Le partecipazioni sono sempre entro il numero delle dita della mano, anche meno di tutte le dita della mano. Comunque qui ai colleghi avevo dato le proiezioni ortogonali che vedete male indicate qui in rosso, ma sono comunque quelle di una Citroën DS1921, oggetto icona del design degli anni 60-70, bellissima, lo squalone, cosiddetto squalone. Vediamo velocemente, ecco qui faccio vedere che partiamo noi normalmente sulle proiezioni ortogonali con una serie di punti utilizzando il vertex symbol e quindi poi mandandole in estrusione, seguo tutto il profilo, poi estrudo. Andiamo avanti, poi seguo facendo un'altra parte che potrebbe essere quella dello sportello laterale, lo estrudo, poi lo joino al resto nella maniera più opportuna e qui ancora dalle proiezioni ortogonali cerco di ripassare mettendomi davanti la linea del fanale, che è abbastanza difficile, di proiettarla sulla superficie stessa. Proiettata sulla superficie stessa a volte dà dei problemi, ok? Andiamo avanti, sono vari step, ecco qui l'applicazione già dei colori e si comincia a vedere veramente il volume della DS1921 per step successivi, vedere la pulizia di questa cosa in questo punto qua, dove poi andranno inserite la targa e tutto quanto, ok? Qui c'è dentro la targa, i famosi tromboncini delle frecce posteriori della DS21, bellissimo, e questo è, diciamo,